intervista carriera lunga sia per la rivista americana Fangoria, sì, che per le Crane Fantastique francesi. Benissimo, che l'ho fatta già per alcune altre volte, sì, tutte e due. Va bene, non con lei, ma adesso con le Crane Fantastique abbiamo ripreso a gennaio con una retrospettiva su Lamberto Bava, sì, abbiamo fatto Luigi Cozzi e dobbiamo andare avanti, quindi con lei. E com'è che ha iniziato nel cinema? Nel cinema, l'ho detto, perché è un peccato di famiglia, cioè mio nonno materno era un regista italiano che ha fatto il primo film italiano sonoro, in più ha avuto un successo in quegli anni lì, parliamo, è cominciato col cinema muto, però poi era andato in Germania, aveva fatto già dei film sonori, per cui fu richiamato dal regime fascista per essere, avendo già esperienza con il sonoro, per fare il primo film italiano sonoro. Poi è morto giovane, mio nonno è morto a 63 anni. Immediato dopo guerra ha fatto dei film con la Magnani, Abbasso la ricchezza, Abbasso la miseria, l'ultimo suo film lo fece con Rossano Brazzi, che era Il Corriere del Re, che era un remake di un suo film di grande successo degli anni prima, che era Il Luce del Noir, dal romanzo di Stendhal. E quindi praticamente da bambini abbiamo respirato quest'aria, insomma, sia io che mio fratello. Poi mio fratello più grande di me ha cominciato a scrivere sceneggiature, a fare il regista, eccetera. Poi io nel frattempo ho finito i miei studi, di conseguenza sono stato anch'io coinvolto, poi forse c'eravamo appunto. Che tipo di studi ha fatto? Io ho fatto geologia non laureandomi, mancano 4 esami per laurearmi, perché poi ho cominciato a lavorare con grande. Quindi sostanzialmente è una autodidatta. Beh, il cinema ho cominciato a fare l'assistente, quindi non è, sì, che sono, dico, però diciamo da un punto di vista professionale, però l'aria del cinema io l'ho respirata sempre da bambino, perché mio nonno mi portava sul set, ricordo Landa Magnani e De Sica nel film, che andavo sul set e mi portava a vedere, però insomma ero un bambino, quindi certo, ho respirato. E poi il fascino inevitabile delle conoscenze, poi anche questo è stato determinante, il fatto di essere stato introdotto. Mio fratello ha cominciato a farlo, scriveva sceneggiature prima di fare il regista e poi anche il produttore. Quindi poi da quel momento lì, poi, come ripeto, la stagione in cui io ho fatto questo mestiere è stata una stagione straordinariamente prolifica per il cinema italiano. Il periodo del film di genere, che era già iniziato negli anni 50 con Francisci, che faceva i film sono storici sugli antichi romani, poi è venuto western, di cui ho fatto anche l'ultimo film western di quel periodo, che ho fatto nel 78, mannaia, e poi c'era il giallo con Argento, con Mario Bava, quindi praticamente era facile, il poliziesco l'abbiamo un po' inventato noi, cominciò Steno a fare la polizia di Grazia, poi ho fatto Milano Trema, forse più spettacolare, l'altro forse non lo so, insomma non voglio fare paragoni, e tanti altri, poi sono io, però nel frattempo ho inframmezzato anche film completamente diversi, dei film che io ricordo con molto piacere miei sono Gini Carnali, Uffici Composti, e poi anche La Bellissima Estate, che era una storia sentimentale di un bambino. Gini Carnali è un film molto controverso da parte, diciamo, della critica, perché o si ama o si odia. Cioè, Gini Carnali era un film delle introversioni delle adolescenziali, dei primi contatti con l'altro sesso, e l'inibizione di fronte a un ragazzo del sud che conosce una cugina più emancipata del nord, quindi le prime esperienze, le prime emozioni, insomma. Ci stava un attore come Cucciolla, che era straordinario, che faceva il padre di questo ragazzino, che era Alfredo Pea, un ottimo attore. Insomma, lo ricordo con molto piacere, fece anche un film con un certo numero di mezzi, un film fatto con parecchi soldi. La Bellissima Estate invece era una storia sentimentale di una madre che era Senta Bank, che continuava a tenere il figlio in vacanza perché nel frattempo il padre era morto e voleva nasconderglielo, ma non c'era mai molta indulgenza nel cercare l'effettaccio passionale oltre un certo limite. Rivedendolo oggi è un film che trovo gradevole ancora, che ha retto al tempo. Poi certo i miei film più storici sono quelli che hanno avuto più successo sul piano commerciale, come Milano Trema, come Strano Vizio della Signora Porte, come questo film che state vedendo adesso, che feci con Carlo Ponti, e poi insomma poi sono arrivato alle commedie, dal quale ho vissuto fino abbastanza bene fino alla fine degli anni 80, insomma, tutto qua. Dopodiché ho cominciato a fare televisione, anche io sono fortunato di aver, avendo fatto molti generi, di poter essere stato introdotto anche a fare cose televisive, probabilmente
chi veniva dal film horror, il dirigente Rai lo vedeva con sospetto perché insomma la televisione certe cose non si possono fare, quindi si sono dimenticati che facevo prima dei film. In quel periodo il casting, la scelta degli attori come si faceva? La scelta degli attori? Beh, spesso volentieri lo si faceva direttamente i registi, la figura del casting in Italia è nata più attraverso la televisione. Cioè in realtà o con grandi, con la televisione, cioè, essendo una lunga serialità, non si poteva non avere il casting. Io faccio esempio, una delle due lunghissime serialità l'ho girato Carabinieri 5 e 6, come media, praticamente gli attori ne sceglieva la casting, faceva vedere delle fotografie, perché mentre giravo si scrivevano le storie, era una, insomma, una catena di montaggio, che è stata anche per me una grande esperienza. Ho fatto l'impiegato per 2 anni a Città della Pieve, che è una città splendida, graziosa, ho un bel ricordo di tutti, anche degli attori. Ecco, quel set lì è stato un set molto piacevole per me, tutti gli attori sono rimasti abbastanza amici miei. Avevo a Luca Argentero, ho detto tu diventerai una star, infatti poi è diventato. Bene. E le lavorare, lei ha lavorato con molti attori stranieri, sì, in quel periodo. Anche insomma delle cariati di Joseph. Infatti. Com'era rispetto? Beh, sinceramente gli attori americani sono quasi tutti estremamente rispettosi della figura del regista. Anche cambiare una battuta me la venivano a chiedere. Sono rimasto sorpreso della capacità di, insomma, anche attori che sono delle icone del cinema, mi veniva, senti, posso dire E invece di A, insomma, per dire. Mentre molti attori italiani invece pensano di poter avere, cioè la figura carismatica del regista, in Italia c'è il culto che il regista è il grande mago che compone l'immagine, per cui tutto gli è permesso. Il cinema americano invece ha molto rispetto del tempo e delle funzioni. Se io ho accettato un ruolo come attore, non posso arrivare la mattina sul set e dire cambiamo la battuta. E anche il regista non può permettersi di dire no, non mi piace girare questa sequenza così, ma colà. Diventa, diciamo, tutto sommato più inquadrato. Nel cinema italiano c'è stato sia il regista che quella mattina decide no, oggi non mi va di girare. Facciamo, ci sono esempi di grandi registi italiani che magari ci tornava domani che non aveva l'ispirazione, e sia attori che vogliono improvvisamente cambiare una sequenza con il cui senso è quello, invece diventa un altro, e per cui insomma quello dell'italiano è sicuramente più creativo, il cinema europeo, ci metto anche i francesi dentro, il cinema americano è, diciamo, è più tutto già preparato, è difficile, io ho girato molti film negli Stati Uniti, non è che qualcuno può arrivare la mattina, quando non voglio girare più qui dentro ma lo voglio fare lì, che poi sarebbe anche semplice spostarsi da qui a sotto gli ombrelloni, ma per gli addetti al cinema americano è forse sono professionali, infatti no, spesso ci hanno definito un po' come degli artigiani, sì, no? È vero che avevamo questa capacità di risolvere i problemi con poco, e poi probabilmente anche la creatività di, ma penso ancora oggi esista, certo. Io nelle ultime mie esperienze cinematografiche sono rimasto anche sorpreso da come si possa pensare di fare il cinema solo attraverso la preparazione di una ripresa attraverso il computer, perché in realtà ci manca l'umanità dietro, perché tante volte diventa una cosa fredda. Dico no, ma se un altro quello che c'è scritto, se il computer dice che 7-8 di pagina si può girare 5 ore, però bisogna vedere quello che c'è scritto. Quindi dico anche 2 righe, ma secondo questo il crollo del ponte, bene, però bisogna girarlo, bisogna prepararlo, quindi si arriva la mattina, le macchine, la mente, le cose, poi dire pronti, motore, crollo del ponte, come è successo a Sergio Leone, che uno ha dato il via prima, fine di Sergio Leone, non mi ricordo se Bruno è il buono, il brutto e il cattivo, che è stato dato il via quando non giravano e poi il ponte è crollato, l'hanno dovuto ricostruire. Cose che capitano. Ecco, nella sua parentesi con i film di fantascienza, sì, si è firmato con un pseudonimo, per quale motivo? Perché allora era importante per tutto per la credibilità per il cinema italiano, noi siamo stati sempre un pochettino provinciali, per cui come spessissimo i film gialli non potevano essere ambientati in Italia perché il pubblico, si dice, i distributori pensavano che il pubblico credeva che l'ambientazione italiana non fosse credibile, invece poi in Italia succede tutto quello che succede in tutto il mondo, e lo stesso voleva dire per cui un film, diciamo,
facciamo un esempio, 2019 dopo la caduta di New York, un film che è piaciuto molto a Quentin Tarantino, fatto ovviamente sulle ali del successo di Fuga da New York americano, però dicono quel film lì, se io mi fossi chiamato Sergio Martino, infatti un produttore mi chiamò a me, che poi era Lucisano, perché aveva visto il film a Parigi e non sapeva chi era questo Martin Dolman, e poi capì chi era, mi chiamò, mi rimasi sorpreso e mi fece fare delle serie televisive, per esempio, per dire. Però in Francia il mio film è stato per moltissime settimane sui Champs-Élysées, nei teatri diciamo di parigini, e forse in Francia pensavano che fosse un film americano. Poi c'aveva dentro una cosa che mi riconosceva Quentin Tarantino, che c'aveva anche una dimensione romantica nella storia, perché io raccontavo la caduta di New York, quindi quello che è successo. Io nelle immagini dell'11 settembre mi sono ricordato delle immagini di alcune che c'erano nel mio film. Raccontavo che appunto l'umanità era distrutta da una guerra nucleare e che andavano a cercare l'unica donna fertile che era rimasta nel pianeta, quindi era una cosa, tutto sommato, una dimensione anche retorica e romantica all'interno del racconto, che forse vivacizzava in chiave sentimentale anche quella storia, insomma. Il mistero della signora Ward, l'astrovizio della signora Ward viene poi dopo utilizzato come titolo del una film, frase all'interno, sì, una frase. Fortuita è stato il fatto che l'aveva scritto la sceneggiatura, quella frase era di Ernesto Castaldi. Ovviamente, dovendo fare un nuovo film giallo dopo il successo, si pensò in realtà di fare una liaison tra le due cose, mettendoci quella frase che era piaciuta, attribuita a Edgar Allan Poe, anche se non credo che la fosse, per il titolo del nuovo film, insomma. In realtà c'era un po' di pruderie dietro, no, al titolo, intenzione. Certo. E ho letto anche che lei a un certo punto doveva andare a Hong Kong per girare un film con Bruce Lee, però non se ne è fatto niente. Cosa è successo? È successo che andai con Torino Cervi, che era un produttore, fatto anche regista, proprio. Andato da Carlo Ponti, per questo attore che ovviamente aveva appena iniziato ad avere successo in Europa, no? E andando a incontrarlo, lui chiese una cifra che sembrava assurda, 2 milioni di dollari per fare il ruolo, però forse sarebbe stato giusto darglieli, perché poi dico in prospettiva col nome che nel frattempo era cresciuto, però a quel momento non ci fu. Io non ero produttore, ero solo il regista potenziale, però ebbi questi 3-4 giorni. Io già avevo girato un film a Hong Kong alcuni anni prima, non come regista, quindi la conoscevo, però comunque fui ospite di Shaw Brothers lì e conobbi Bruce Lee, che aveva una vivacità, insomma, poi mi sembrava un po' Cassius Clay, diceva io sono il più forte del mondo, queste cose, come Cassius Clay di quell'anno, degli anni, che dichiarava una sua forza incredibile, insomma, nei confronti del pubblico. Lui aveva questa capacità di saltarsi, poi era, insomma, un bel ragazzo, fisicamente straordinario. Poverino, dopo 4-5 mesi morì, ma in circostanze non so. Misterio, tuttora non chiarite. Non chiarite, però dicono lui era un igienista, non mi ricordo, non mangiava, quasi vegetariano, non mangiava carne, non beveva vino, quindi forse aveva avuto una malformazione, oppure che ne so, poi piaceva. Sì, poi sembra una maledizione, che poi il figlio anche lì, in morte in circostanze abbastanza strane. Ecco. Beh, siamo tutto noi, tutto? Direi sì. Grazie. Grazie a lei. Allora.